Allora, scusate, proviamo a iniziare. Allora, siamo qui a provare a leggere insieme, diciamo, gli interessanti risultati elettorali per quanto riguarda le elezioni europee. È una costante ormai da molti anni, proviamo a leggere insieme alla fine dei risultati elettorali europee, politiche, soprattutto, ormai credo che è un'iniziativa che va dagli anni 70 del secolo scorso, dalla fine degli anni 70 del secolo scorso, fino ad oggi. È una costante che il nostro dipartimento, con le sue varie trasformazioni, prova immediatamente dopo i risultati elettorali a fare una lettura, a proporre una lettura e a discuterla insieme. Questo è il dato. Ora, noi abbiamo qui alcuni risultati, ci occuperemo ovviamente solo dei risultati delle europee, e avendo come punto fondamentale il voto calabrese, proiettato nel quadro del voto nazionale, ma il voto calabrese. Il risultato europeo è molto interessante, qui devo subito dire che abbiamo due invitati, oltre quelli che in qualche modo abbiamo due invitati, gli invitati dovevano essere tre, ma la terza persona ci ha fatto immediatamente sapere che non era possibile. E l'invitato invece che qui c'è è Iacucci, che diciamo viene fuori da il più votato dal Partito Democratico in Calabria, presidente della provincia. Lo ringraziamo molto per essere qui, lo ringraziamo molto perché è importante per noi avere degli interlocutori con cui misurarci, che hanno vissuto l'esperienza direttamente. Poi avevamo invitato altre due persone, la deputata delle 5 Stelle che poi è stata eletta, che però ci ha fatto sapere che non era possibile per lei intervenire, mi dispiace ma non era possibile, bisogna. E poi la candidata della Lega, dottoressa Steiner, l'onorevole Steiner, che non so, io non vedo, non conosco, credo non sia ancora arrivata. Quindi ha detto però confermato la sua partecipazione, quindi arriverà da un momento avanti, credo, spero. Ora vi dico come ci siamo organizzati. Voi avete visto un elenco in ordine alfabetico. Innanzitutto io mi presento, sono Piero Fantozzi, sono un professore in pensione, però. Sono un professore in pensione. Tempi che corrono. E quindi il fatto che c'è una pensione non è un fatto di rito, sono professore in pensione, però insomma è un'iniziativa che abbiamo portato da tanti anni, dove in verità in qualche modo c'è un protagonismo anche mio in questa iniziativa del tempo. Ora mi limito soltanto a dare la parola e a fare qualche piccola osservazione, mi limiterò. Qualche piccola osservazione e qualche domanda. Ora vi dico l'ordine degli interventi. Abbiamo chiesto a Roberto De Luca, che è quello che tecnicamente ha votato giù sia le prime elaborazioni, di esporci queste elaborazioni. E poi cominceremo dalla parola, poi parlerà il nostro direttore di dipartimento, il professor Francesco Ragnolo, ci darà una lettura, poi dirà lui stesso cosa dirà. Io non so quello che diranno, quindi ci dirà lui stesso cosa diranno. Non so, lui stesso. Roberto invece ho visto le elaborazioni, alcune delle quali ho anche sul tavolo, quindi è bene che inizi lui. Immediatamente dopo ci sarà il professor Costabile, il professor Cerzoso e il professor Vignazzi. Questo dovrebbe essere più o meno l'ordine, ma se qualcuno di loro ha le sue urgenze possiamo anticiparlo. Lì il punto nodale
e il rapporto e l'interazione con, diciamo, gli attori diretti dalla politica, non soltanto quelli che leggono i risultati, ma anche quelli che praticano i risultati. Quindi sarebbe interessante. Quindi ora diciamo che a Roberto diamo un numero di minuti maggiore perché deve darci i dati, diciamo, di diabete. Deve dare i numeri, ecco, deve darci i dati, quindi gli diamo 20 minuti. Tutti gli altri, diciamo, dobbiamo stare nell'ordine dei 15 minuti. 15 minuti, tra i 10 e i 15 minuti. Dobbiamo stare nell'ordine perché dobbiamo avere l'opportunità di poter discutere, chiacchierare e interagire.